6 e mezza di sera, buio, piove, fine ottobre, non c'è un'insegna chiara, la porta è trasparente, però il vetro per più di tre quarti è bianco opaco per non far vedere dentro. Maniglia sotto le dita. Sono ancora in tempo per tornare indietro, per dire no ragazze, dai, cambiate idea, perché io lì dentro non ci vado, per di più di sera, da sola, e quindi comunque io lì dentro, e uno esce da dentro facendomi fare una specie di inciampo all'indietro, spinta dalla maniglia. Scusa, non ti avevo vista, prego. E sono stata risucchiata dentro in una manciata di secondi. Niente libertà di scelta. Una volta dentro vengo stordita da una... caldissima, densa, puzza di piedi sudati. Voglio dire, ero già stata in una palestra prima, ovviamente, però di puzza di piedi neanche l'ombra. Nelle palestre dove ero stata a fare qualche tentativo di gag, pilates, aerobica, step, sembrava di stare in una specie di discoteca. Musica che pompa, luci studiatissime per mettere in risalto le silhouette che sgambettano negli specchi che ricoprono ogni centimetro delle pareti, ricambi continui di aria per evitare i ristagni di cattivi odori. A parte che nelle palestre di fitness non ci si va scalzi, ma ci si va vestiti di tutto punto. Scarpette più o meno molleggiate, rinforzate, traspiranti, luccicanti, completini top e leggings push up, vita alta, vita bassa, con le spalline incrociate, le spalline dritte, più larghe, più strette, pantaloni fino al ginocchio, fino alla caviglia. Larghi sopra e stretti sotto, o stretti sopra e larghi sotto. Le tutine aderenti, con le schiene scollate, grigio, antracite, nero e giallo fluo, a righe bianche e nere. Tutto questo a seconda del corpo che hai. Cosa vuoi mettere in mostra e cosa vuoi mascherare? E non solo ci si va vestiti con questa cura, ma ci si trucca anche. Make up che neanche sotto la doccia, fard e fondotinta antitraspirante, ombretto incollato alle palpebre a prova di maratona, una sfilata di corpi in manutenzione e revisione continua, lame di squarli che ti passano da parte a parte, che si moltiplicano sugli specchi, si rinfrangono. Un rapido check per vedere quanto il tuo corpo sia up. E una volta superato l'esame, puoi andare ad assordarti correndo sola davanti alla vetrina. Qui no. Appena mi riprendo un attimo dal tanfo, vedo che c'è un tavolo, tipo proprio un banco di scuola lì sulla sinistra, e c'è uno con degli occhiali spessi, una faccia quadrata sulla sessantina, che mi fa la tessera. Rumore di sottofondo di voci, pesi che sbattono, colpi di corpi attutiti dai tappeti, non capisco da dove provengano, perché c'è una parete di bianco sporco che delimita quello che immagino sia il corridoio per accedere alla palestra vera e propria. No, è la prima volta. Bene, devi compilare il modulo, sono 80 euro al mese, 20 di iscrizione, la prossima volta porta il certificato. Ok, compilo, pago. Gli spogliatoi sono di là. Vado. Gli spogliatoi. Negli spogliatoi non c'è nessuno.
neanche uno specchio. Cioè, ce n'è uno in bagno davanti al lavabo, la puzza di piedi invece ovunque, però mi sto abituando. Mi cambio e mi metto la tuta che ho comprato la settimana prima. Una magliettina a maniche corte, non elasticizzata, e i pantaloni larghi sopra e stretti sotto, perché il mio problema è il sedere. Avevo la risposta pronta in caso di interrogatorio da parte dell'istruttore, perché in palestra ci si va con un problema per farsi curare proprio dal dottore. Il mio problema è il sedere. Ma qui ripercorro il corridoio, saluto l'uomo al banco, impassibile, giro l'angolo, entro in un stanzone enorme con dei sacchi da box appesi, delle spalliere alle pareti, le vetrate scendono dal soffitto di mezzo metro, ci saranno una dozzina di persone. Più elegante. C'è uno lì che saltella sul posto, una maglietta molto scollata, bucata, da pugni ad un sacco da box, un altro, altri due là in fondo invece si tengono fermi a vicenda il sacco da box e lo prendono a calci. Nessuno fa caso a me. In fondo c'è il ring. È la prima volta che ne vedo uno, è enorme, le corde sono altissime e non sembrano neanche così morbide. Di fianco c'è un gruppo di donne che ascoltano uno che parla e immagino che siano loro il mio gruppo. Cioè, che senso di estraneità che non mi sale le gambe. Due salgono sul ring. L'allenatore al centro, le altre intorno. Una è alta, con un gran naso, una faccia da cavallo, muove le braccia, le gambe. L'altra invece più bassettina, cicciottina, saltella sul posto. L'allenatore dà il via e la cicciottina lancia un urlo pazzesco. Si lancia a razzo sulle corde, rimbalza e poi si vola, letteralmente salta addosso all'altra che la prende così, come un remo, e la spezza sulle ginocchia, si rialza, tutte urlano, impazziscono, applaudono, l'allenatore pure urla, che vergogna, per la situazione, è una situazione ridicola senza volerlo essere. Mi sento così quando mia mamma di 70 anni flirta col panettiere di 40, io sono lì in un angolo e dico sparisci, oppure nelle feste si alza in piedi con la faccia da funerale e comincia a ballare l'Alligalli sulla musica di Please Don't Go. Ora io guardo quelle donne e trovo qualcosa di simile. Cosa c'entra mia mamma che balla e flirta con le donne che lottano? Non lo so, ma il disagio è lo stesso. Perché? Perché? Lo so. Perché sono fuori ruolo. Le vecchie non devono flirtare con i panettieri e l'Alligalli non si balla su ogni cazzo di musica. E così le donne che lottano fanno un po' schifo, come qualcosa di deforme, attirano l'occhio, però senti che c'è qualcosa di fuori posto, di fuori luogo, di fuori ruolo. Ehi tu, sei qui per l'allenamento? Fa l'allenatore pelato, grosso, ma non grasso, sulla cinquantina. Oddio. È il momento. E adesso io cosa gli dico? Non posso mica dire di no, che sono passata qui per caso, poi ho sganciato anche 100 euro. Devo dire per forza di sì, poi sta passando un sacco di tempo, mi sta guardando. Sì, sono qui per l'allenamento, però io è la prima volta veramente. Bene, vieni che cominciamo!
faccia da cavallo, la biondina cicciottina e le altre mi guardano, serie, sorrido. Niente, rimangono serie, mi separa da loro una ventina di passi, vado, mi inoltro nel profondo della palestra ma non so dove guardare, guardo quello che tira i pugni, sono ancora lontanissima, uno sguardo al ring, però sembra che cammini guardando la Madonna che è altissimo, sono neanche a metà, guardo un attimo le donne, no non le guardare perché non sono per niente rassicuranti, bene, non avrei voluto, però guardo per terra, porca vacca, e mentre cammino affondo con i piedi sui tappetini che ricoprono tutto il pavimento, mi sembra di camminare un po' sulla sabbia, e riemergo ai bordi del gruppo. Ciao, sono Adele. Parte giro di nomi inutilissimo. Claudia, Cristina, ma poi arriva Varen, quella con la faccia da cavallo, è incredibile, è la biondina cicciottina blondie bomb, fantastico, loro sono le pro, professioniste, loro sono qui per insegnarvi le mosse, per farvi vedere come si combatte, ci hanno detto quei nomi come le altre hanno detto Claudia, Cristina, io ho riso, cioè dico, penso che sia una battuta che una con la faccia da cavallo si chiami come un cavallo da corsa, mi sembra una presa in giro di quelle di scuola che poi ci rimani anche un po' male, ti rimangono attaccate che poi neanche se ti fai crescere la frangetta o trovi altri escamotage che lasciano il tempo che trovano te ne liberi, resterai sempre con la faccia da cavallo, però lei se l'è detto da sola, serissima, come se avesse detto Lucrezia. Bene ladies, forza, alziamo i culi e scaldiamo un po' quel poco di muscoli che è rimasto sotto la cellulite. Ok, mi metto in fila, Varen è davanti, che strana donna Varen, è molto lontana da quelle scalatrici di Tapis Roulant de la Virgin, Varen è proprio un cavallo, è una cavallona che corre nella prateria, sa correre, è forte, equilibrata, è tonica, a ogni falcata sembra dire, ma a me non me ne frega un cazzo, io amo la prateria, sono un animale, io non riesco a staccarle gli occhi di dosso, mi immagino il mio corpo che si muove come il suo e la imito, allungamenti delle braccia, circonduzione del busto, delle spalle, gomiti, testa. Le altre sono abbastanza imbranate, io me la cavo, sono abbastanza elastica, certo non sono ipnotica come Varen. Vai Varen, vai, corri Varen, vai! Bene ladies, adesso vi presento il vostro più grande alleato, il più importante, attenzione! Che sarà dalla vostra soltanto se saprete farvelo amico. E non pensiate che ci sia qualcosa di positivo o negativo in partenza. Tutto sta a come saprete girare la faccia della medaglia a vostro favore. La cosa più importante è non farsi intimorire. Guardatelo con rispetto, con desiderio. E Ciccio Boy fa mezzo giro su se stesso, così, come un presentatore di Sanremo, e tutte noi guardiamo verso il ring. Il ring, ladies, il vostro anello più prezioso!
ma quanto è poetico questo bello palestrato. È un misto tra un presentatore di pentole, quelli col microfonino alle fiere, e un santone buddista. E io ancora non so se sentirmi a disagio. Sento un solletichino qui tra il fastidio e il piacere. Ci sono tanti modi di salire sul ring. Come vedete, il nostro amico è bello alto e non è facile entrare tra le corde. L'entrata nel ring è fondamentale, è il vostro ingresso nel cuore della scena, nel teatro dove non dovrete chiedere niente a nessuno, dove le buone maniere sono il vostro nemico. Voglio vedervi squarciare quella maschera da signorina e far ballare la bestia. Entrate tra le corde come tra le cosce. Sentite la bellezza, la forza dell'entrare, del penetrare un luogo sacro. Sì, permettetevi di provare l'ebbrezza della penetrazione, ladies. Guardo le ladies, una lancia un urletto che vorrebbe essere e non è, le altre sono comunque molto convinte, un po' truci, cioè francamente non me la sarei aspettata una presentazione così di un ring. Quello che dobbiamo fare è correre verso il ring, lanciarci in orizzontale e entrare tra la prima corda e il tappetino, rotolare dentro, uscire dall'altra parte, Varen, vola, entra dolce come una busta nella posta, Blondie Bomb rotola come una palla di cannone. Già dalla terza, Roberta, Chiara, come cazzo si chiama, capisci che non è facile. Vado. Corricchio. Salto, ma stacco il salto troppo presto, arrivo corta e mi becco una botta pazzesca sull'anca, col piede rimango incastrata nella corda, ma rotolo fuori, l'uscita va meglio. Riprovo. Corricchio, salto, stavolta però arrivo troppo vicina, allora faccio due salti sul posto, divento, cioè, troppo comoda. Senza paura, amore, ti sei presa una botta, non sarà l'ultima. Sono una busta. La terza volta va meglio, quarto giro, quinto giro, sesto giro, mi gira anche un po' la testa, un quarto d'ora avanti così, ma finalmente, bene ladies, adesso abbiamo rotto il ghiaccio e prendiamo confidenza con le corde. Blondie Bomb è già pronta sul ring, così come in terrazza, ci guarda con un sorrisino e poi si gira di schiena e pompa, e si lancia come un sasso dalla fionda, fa 3-4 balzelloni, arriva dall'altra parte, rimbalza, fa tutte le corde. Beh, sembra divertente, bellissimo. Vado, salgo, sono tese, ma abbastanza morbide. Mi sento bene così, sento un po' un boss, manca il sigaro, ma questi gomiti alti mi danno sicurezza, mi sento su una nuvola, le testo un pochino e poi come Blondie, 1, 2, 3, fine, l'effetto fionda non funziona, io però corro dall'altra parte e questa volta davvero volo perché la corda fa perno sul bacino e io faccio una specie di capriola in aria e atterro non so come con una botta pazzesca qui nella schiena in piedi fuori dal ring. E parte l'ovazione. Un'ovazione per me. Wow. Bravo.
Brava tesoro, hai anticipato i tempi, questa la tenevo per la decima lezione. Così si fa, si vola. Però adesso rifai l'esercizio giusto. Sali, risali. Per un attimo, così, tenendo queste corde così, questa luce abbagliante negli occhi, le buone maniere lì in angolo con la bava alla bocca, mi immagino mia mamma che mi dice: stai zitta che sto parlando coi grandi. E mi immagino fare quello che io non ho mai fatto nella vita e mi vedo che salto così a due piedi sul tavolo della cucina tra gli ospiti ingessati e comincio a battermi i pugni sul petto, afferro una costina con la bocca e urlo a tutti la mia vendetta e poi me ne vado, esco di scena tra una scorreggina e un ruttino. Rifaccio l'esercizio del rimbalzo, né bene né male, però la prima lezione è andata. E esco dalla porta vetri e mi stupisco perché non sento quel noto senso di inferiorità, mancanza di volontà, quella sensazione che ti fa scalare una montagna solo per perdere qualche chilo che tanto nessuno noterà. Beh, bene. Io la prossima settimana ritorno. Manuela De Meo, con la quale questo progetto è nato e continuerà, che è l'autrice del testo, che oggi non c'è perché è in provincia di Bologna, Crevalcore, a dirigere un festival, qui dietro l'angolo, se volete passare, ancora 2 settimane c'è, quindi grazie, ma è anche per lei.